Ecco, il piccione rappresenta un po' il passaggio evolutivo da quello che è il nostro lavoro sul territorio, che è stato il panterrone, il pane terrone, e questo invece ci vuole portare in mondi diversi, in mondi lontani, acquisire culture diverse. Allora ho deciso di realizzare questo piccione passando attraverso territori come la Sicilia, la Campania, la stessa nostra terra Gargano, andando poi in Piemonte, arrivando fino in Malesia. Quindi ho scelto queste materie prime: la rapa rossa, la nocciola delle langhe, la nocciola di Giuffoni, il timo selvatico e il pepe bianco di Sarawak. E abbiamo realizzato un qualcosa che bisogna assaggiarlo per definirlo.